si parlava di sogno, il sogno adesso ce l'ha in mano, partiamo da qui. Intanto la bacio, guardo. Allora, è vero, parlavamo di sogno, si è realizzato, e per come è arrivato, e per quello che abbiamo passato in un anno un po' particolare per tutti, noi forse un po' di più perché... E forse lo sapete anche voi, la squadra primavera dell'Empoli è stata toccata 90% dal Covid e alcuni giocatori, 10-12 giocatori anche in maniera importante, e cosa che poi ci ha portato comunque delle scorie perché questi stessi giocatori hanno avuto problemi fisici, hanno avuto problemi per recuperare, questo virus praticamente gli ha creato problemi abbastanza seri, tant'è vero che quando abbiamo iniziato col Bologna, quando è ripartito il campionato, ero molto preoccupato perché vedevo ragazzi veramente in difficoltà e ci hanno messo 2 mesi per, diciamo, per mandare via il virus in maniera totale, quindi ecco, è stato già una problematica all'inizio, nel ripartire ancora di più, fino a quando poi si è trovato la quadratura, si è trovata l'ossatura di questa squadra, i ragazzi si sono fatti forza l'uno con l'altro, perché comunque a parte le qualità tecniche, come ho sempre detto, in mano io avevo e ho un gruppo eccezionale, prima di tutto di piccoli grandi uomini, dove per me la cosa importante era creare il rapporto umano, creare un qualcosa che possa andare al di là del calcio, anche fuori dal calcio, che è l'aspetto umano, l'aspetto del rispetto tra di loro. E quando c'è questo in un gruppo, allora si alza alla massima diciamo potenza, la parte anche della qualità del calciatore, e quindi tutto questo ha portato questa che sto alzando ora, diciamo che ho nelle mani, ha portato lo scudetto a questi ragazzi in maniera meritata. Tornando alla partita, è stata praticamente perfetta. Partita perfetta contro una squadra forte, una squadra abituata a vincere, una squadra preparata e costruita per vincere, anche se magari loro hanno cambiato tanto rispetto all'anno scorso. Però ecco, alla fine vai a vedere in una formazione di oggi dell'Atalanta, l'Atalanta è nell'ultimo periodo del campionato diciamo ha dato lezioni a tutti di calcio, ha vinto con squadre importanti, è arrivata in salute a questi playoff, e quindi ecco, vincere è come ci siamo arrivati noi, perché noi dopo Torino e Cagliari eravamo un attimino scarichi, e la squadra l'ultima partita di campionato con la Spal non ha steccato con la Juve, non ha steccato con l'Inter, non ha steccato con l'Atalanta, quindi sti ragazzi secondo me per quello che hanno fatto veramente c'è da fargli un grande applauso, e come ti dicevo prima è stata una situazione che se la sono creata è meritata. Per quanto visto in campo, aggressività, velocità, proiezioni offensive praticamente in continuazione, marchio di fabbrica di Boucher anche su questa finale? Un marchio di fabbrica un po' di tutti, perché guarda, ne parlavo prima con il direttore, e questo è un gruppo che io mi sono ritrovato diciamo quest'anno, dove ho allenato il 2001, il 2002 e il 2003 nell'arco degli 8 anni, e quindi ecco, forse è stato un po' più semplice perché la mentalità di queste tre annate era già ben inculcata da parte mia negli anni, quindi non è che è stato semplice, però ecco, quando ti trovi tra le mani dei gruppi che tu già hai allenato nel corso degli anni, che sanno cosa vuole il mister, che sanno come si devono muovere in campo, che poi è normale, nel crescere poi col passare del tempo studi anche gli avversari, vedi un attimino la difficoltà di questo campionato importante, e non si gioca più da settore giovanile ma si gioca quasi da prima squadra, quindi abbiamo creato un mix dove alla fine poi il risultato è stato questo. Le faccio l'ultima in conclusione, ha vissuto ovviamente la partita non in panchina per la squalifica, però è stato bellissimo come i ragazzi sono venuti da lei in ogni gol e poi la liberazione finale, quindi l'esultanza e poi finalmente festeggiamenti insieme ai ragazzi. Sì, perché come ti dicevo prima è proprio un rapporto che si è creato con questi ragazzi, guarda, ieri sera ma anche oggi pomeriggio mi sono fatto una domanda perché li vedevo non tranquilli, di più, ti dico, fino a 3 ore prima della partita di oggi pomeriggio c'era ragazzi che giocavano a ping pong in albergo, tra me e me ho detto allora o in coscienza o magari sanno che la partita la fanno e la fanno e vogliono portare a casa la vittoria, quindi erano talmente sicuri e sereni, anche lo stesso Mirko Lipari mi ha detto mister te devi stare tranquillo, tanto noi
oggi vinciamo. Quindi, ma non è la voce di Mirko Lipori, è la voce di Francesco Donati, di Belardinelli, di Fazzini, ti posso dire tutti i nomi della rosa. Quindi è un qualcosa che si è creato nella loro testa, che poi oggi l'avete visto, nonostante davanti avevamo una squadra ottima, una squadra forte, hanno strameritato di vincere la partita. Avevo un messaggio in conclusione a proposito del festeggiamento. Sì, guarda, volevo ringraziare la Lega perché comunque mi hanno dato la possibilità di festeggiare dopo il triplice fischio con i ragazzi, quindi questa è stata una cosa per me non importante di più, quindi volevo fare questo ringraziamento perché mi hanno dato la possibilità di gioire e di alzare la coppa assieme ai ragazzi, quindi volevo fare un ringraziamento alla Lega.